Buongiorno, ciao, ciao a tutti. State bene? Spero di sì. Noi siamo tornati domenica sera. Abbiamo fatto 3 giorni di vacanza a Trieste, città meravigliosa. Io non la conoscevo, sono rimasta affascinata, una città magica, elegante, ricca di storia, pulita. Non so come altro descriverla, veramente una cosa meravigliosa. Ci è piaciuta tantissimo, sono stati 3 giorni in cui ci siamo rilassati, erano tanti anni che non ci prendevamo una vacanza soltanto io e Paolo, per le varie vicissitudini della vita e quindi sono stati proprio 3 giorni veramente molto belli, ma io so che siete curiose di vedere il mio svuota la borsa. E come vi avevo detto nelle puntate precedenti, mi sono accorta che vicino al nostro hotel c'era un DM e quindi non potevo non passare e non andare a vedere che cosa c'era di nuovo. Quindi ho comprato. Non ho fatto una grossissima spesa, anche perché poi dovevamo tornare in treno, non potevo avere altri bagagli. Sì, ok, ho portato una piccola borsettina, ma sono stata veramente molto brava, molto parca, anche perché alcune cose, anzi, metà delle cose sono della Lucy, che me le ha chieste lei. Alcune poi le ho prese da fare alcuni regalini delle amiche che compiono gli anni in questi periodi, e quindi vabbè, un po' di doppioni e un po' di cose. E quindi nulla, ho fatto un po' di spesine e tra l'altro girando, ogni volta che uscivamo dal nostro hotel, qualsiasi strada che prendessimo, prendevamo, pre qualsiasi strada che prendevamo, sì, dovrebbe essere così, scusate, ma di solito con l'italiano non sbaglio, però ci portava sempre al DM, quindi il motto del Paolo era tutte le strade portano al DM, perché il DM è una piazza abbastanza grande, che è la piazza della Borsa, e praticamente da tutte le strade circostanti, cioè noi ci arrivavamo sempre, o andavamo in Piazza Italia e poi tornavamo indietro, o andavamo sul lungomare e poi tornavamo indietro, insomma era una delle strade più vicine al nostro hotel e quindi ci passavamo sempre, ma abbiamo anche commentato, o meglio, questa è stata un'osservazione che ha fatto Paolo, che effettivamente ci sono tantissime profumerie, tantissimi negozi di cosmetici, c'era L'Occitane, c'era Yves Rocher, Bechico, poi c'erano altre due o tre profumerie, non mi ricordo il nome, poi 4-5 erboristerie e farmacie storiche in edifici veramente meravigliosi, però vabbè, non ci sono entrata, ecco. Diciamo che la mia meta era il DM e lì sono stata. E poi vabbè, anche perché abbiamo girato molto bene, abbiamo camminato tantissimo, mi sono persino abbronzata, nonostante io non avessi considerato che Trieste era una città di mare. Cioè, io ho sempre pensato a una meta turistica, ma stupidamente non avevo pensato a una città di mare, quindi per fortuna mi ero portata la crema, diciamo SPF per il viso 50, che me la sono messa anche sulle braccia, perché cioè, io mi sono veramente abbronzata, non scottata, però guardate che bel colore. Cioè, camminare tutto il giorno, ci siamo fatti gli aperitivi, ci siamo regalati una cena fantasmagorica, ve lo consiglio, qualsiasi città, qualsiasi anche buco disperso, se avete la possibilità, perché è bello ritrovarsi come coppia, è bello ritrovarsi come marito e moglie, e non soltanto come genitori, come figli, che comunque devono anche un attimo guardare i genitori, cioè è proprio bello ritrovarsi. Noi abbiamo festeggiato lì il nostro, appunto, il nostro 20, cioè ci hanno fatto questo regalo come il nostro 25, come regalo di 25esimo di anniversario, ed è stato proprio bello, perché non siamo più abituati, ecco, si fa sempre un po' fatica,
Perché le vite sono sempre frenetiche, perché c'è tutto un contorno, c'è il lavoro, ci si ritrova sempre a non a discutere, non discutiamo per i figli, ci si trova sempre a confrontarsi sui figli e su quello che faranno e se questo va bene, ci sono i problemi normali legati alla vita quotidiana, magari le preoccupazioni legate ai genitori, cioè ci sono tutte queste cose, no? E il ricordarsi che si è ancora coppia, cioè che si è coppia, giustamente. Non dico di ritornare a fare i fidanzatini di 18 anni, quello no, però è veramente importante. Quindi è un consiglio veramente che vi do ai mariti, alle mogli, a compagni e compagne, compagni e compagni, insomma, se avete l'occasione e potete farlo, fatelo anche solo 2 giorni proprio per così ossigenarsi un po', per ritrovarsi e si ritorna più carichi, più belli dentro e più belli fuori, insomma. E vabbè, adesso lo so che a voi non ve ne frega niente, ma volete vedere assolutamente la mia spesuccia che ho fatto. Allora, vado un po' a random perché non è che ho un attimo raggruppato, ma neanche più di tanto. Allora, il DM di Trieste è molto molto carino, non grandissimo, ma neanche piccolo, molto ben ordinato. C'era una commessa gentilissima che appena sono entrata ha visto che stavo facendo le fotografie, quindi mi ha detto: questa è un'invasata di quelle che fa in video. Così gli ho detto che vabbè, avevo un canale. Lei mi ha detto: ah, allora mi raccomando, parli bene del DM, del punto DM di Trieste. E gli ho detto: sì, assolutamente. Poi vabbè, volevo fare una fotografia con i commessi, ma mi sembrava veramente di chiedere troppo. Ho detto: questi mi prendono per una pazza. Però appunto mi ha seguito, mi ha consigliato, ho chiesto 2 o 3 cose. Veramente molto molto carini. Anzi, c'era un articolo che nello scaffale non ce n'era più, e lei era convintissima che comunque in magazzino c'era, quindi è andata a recuperarlo. È stata veramente veramente molto carina, quindi assolutamente faccio i complimenti alle commesse e ai commessi del DM di Trieste. Un bellissimo punto vendita, pulito, organizzato. Ecco, non mi sono soffermata su detergenti, detersivi, perché non avevo lo spazio per portarli. Poi vabbè, i detergenti corpo avete visto l'altra volta lì, quindi devo dire che di scorte ne abbiamo, non era il caso di andare a comprarli questa volta. Mi sono focalizzata su capelli, maschere, perché comunque la Lucia voleva le maschere, scrub e 2 prodottini carini che ho preso per Lucia. Che mi sembrano indovinati per la sua pelle acneica e grassa, e poi ve li faccio vedere. Allora, come al solito, mascherine. Questa maschera maschera rilassante con burro di cacao e profumo di cioccolato, cioè mi sembrava troppo golosa, poi spero che non sia nauseabonda quando la metto sulla faccia e il profumo è bello intenso, però mi piaceva tantissimo. Il pack tutto così sberluccicoso, e quindi questa. Poi ho preso questa sempre maschera in crema al profumo di mango bianco, vaniglia e maracuja, vabbè, ecco. Anche queste, sapete che io, cioè queste sono 2 bustine, una bustina la faccio durare per 2 volte perché è veramente tanta la quantità che c'è. Poi di queste ne avevo sentito parlare sia, se non ricordo male, dalla Elisabetta R, ma anche da, non ricordo se Sara Cosmesi, vabbè, ci sono alcuni prodotti che sono proprio citati da molti, e quindi niente, questo l'ho voluto prendere. È un sugar scrub per il viso, presumo, non c'è scritto, però penso proprio di sì, non c'è l'etichettina con la traduzione, e alla vitamina C poteva giusto mancarmi questo, no. Poi, sempre per il viso, ho preso un po' di Limited Edition, questa maschera viso idratante in tessuto per tutti i tipi di pelle, con estratto di amameli e lampone per un'intensa idratazione e freschezza. Mi piacevano tantissimo comunque le confezioni, sono proprio belle. Questa ovviamente al melone.
in tessuto profumo di anguria, ecco, queste ne ho prese un po', sia per me sia per la Lucia e da regalare, ne ho prese 3 o 4. Poi, sempre questa in idrogel con acqua di cocco ed estratto di papaya ed acido ialuronico. Certo che chi studia questa grafica, che bel lavoro, mi piacerebbe tornassi indietro fare la grafica per in confezione di cosmesi. Questa ovviamente anche questa all'anguria con estratto di anguria acido ialuronico, sempre un pezzo, e mi sa che sono quelle, non so se sono quelle divise in due perché da dietro mi fa vedere, sì, probabilmente sì, lo vedete anche voi che ha sul disegnino divisa in due, ecco, dovrebbe essere così. E quindi anche questa poteva mancare la mia Bubble Face Mask, per chi ancora non lo sapesse, c'è un video dove vi mostro il panda che c'è in me quando faccio la Bubble Mask. E queste ne ho prese 4, 2 per me e 2 per la Lucy. Passiamo poi ai piedunzoli. Ho preso questa mascherina che era proprio carina carina, dove da una parte c'è il peeling, se non mi ricordo male. Sì, trattamento in due fasi, peeling piedi e poi maschera piedi. Quindi prima si fa il peeling, poi si risciacqua, si mette la maschera o si lascia come impacco tutta la notte con su dei calzini, oppure poi si rimuove quello che è in eccesso. Poi ho preso dei guantini per le mani perché li avevo comprati per me, ma la Lucia me li ha fregati e quindi, però, erano anche abbastanza, cioè, ecco, ho notato che giustamente, come in tutti i negozi, i prezzi sono leggermente aumentati, ma come dappertutto, Madonna che capelli, devo tenere duro finché diventano un po' più lunghi. E quindi sono leggermente aumentati, ecco, non sono eccessivi, però sicuramente l'1,99 o qualcosa, c'è ancora 0,99, ma c'è 1,29, 1,59, insomma un po' così. E queste, se non ricordo male, costavano 3 euro e qualcosa, quindi ho detto va bene, prendo una e poi vedo se va bene quando ritorno a non a Trieste, quando ritorno a non a Orio ma a Curno, ne comprerò ancora. Poi ho preso anche queste per i piedi, maschera piedi e unghie, nutriente e riparatrice, calze ad azione intensiva. E proveremo anche questa. E poi questa che mi piaceva un casino, sempre dei calzini per i piedi, calzini per maschera piedi con estratto di limone e burro di karité. E queste sono così. Poi ho chiesto consiglio alla commessa, e perché appunto camminando tutto il giorno, poi la sera avevo, cioè, mi facevano male le gambe, non mi ero portata niente di rinfrescante. Mi ha consigliato questa crema Venen Gel della Mivolis o Mivolis, non so come si dica. Io ho buttato via la confezione perché non ci stavano più nella valigia e dovevo schiacciare. L'ho provata, molto fresca, profumo mentolato. Lascia le gambe fresche a lungo. Io la usavo sia la mattina prima di uscire e alla sera dopo aver fatto la doccia. Mi ha lasciato le gambe veramente molto molto fresche e molto leggere, e quindi una buona crema. C'è l'estratto di ipocastano, l'eucalipto, il limone e la menta, il mentolo, quindi è comunque un effetto rinfrescante. E sicuramente in questi giorni di calura, a parte oggi che ha fatto un temporalone, adesso sta cambiando il tempo, tornerà ancora stasera il temporale, ma meno male ci ha rinfrescato un attimino. Poi Lucia ha cominciato a usare i bagnoschiuma e bagnodoccia solidi, ne sta usando uno, l'ha quasi finito, gli piace molto e mi ha chiesto di ricomprargliene un altro. E gli ho preso questo dell'Alverde, al profumo di menta e bergamotto, mi sembrava abbastanza fresco, anche perché è vegano e
Adesso lei partirà per vacanza con adolescenti dell'oratorio, poi andrà col campo degli scout, poi andremo in vacanza noi e alla vacanza delle miglia dell'oratorio vado anch'io come cuoca. Mi sono presa una settimana di ferie e vado a fare questa esperienza che ho sempre voluto fare, che i miei genitori hanno fatto tanti anni fa, che avevano fatto quando prima che mio papà si ammalasse, e ho sempre voluto farlo e quest'anno ho deciso di prendermi una settimana di ferie dal 20 al 28 luglio e vado a fare la cuoca a Courmayeur, vi saprò dire. E quindi nulla, gli ho preso questo perché appunto sono comodi. Sempre pensando alle vacanze, ho preso questo shampoo e balsamo, carino, anche questo l'avevo visto da Elisabetta, se non ricordo male. Da una parte c'è il balsamo, al profumo di cocco, ovviamente, e dall'altra c'è lo shampoo. Mi sembra carino, comodo da portare tutto in uno, e quindi ne ho preso uno e poi ho preso due piccoli bagnoschiuma, anche questi sempre da portare in vacanza. Uno al profumo di latte e miele e l'altro al profumo di fiori di mandorlo e magnolia. Questi comunque sono cose che vanno. Poi non potevo mica lasciarla lì. Ho comprato questa anche. Mi piacciono tantissimo solo le scatolette perché farei la collezione di queste cose. Però va bene, tengo sempre una in borsa e la uso quando sono in ufficio. Crema nutriente al cocco, ideale per viso, labbra e corpo. Io la uso sulle mani. Ed è proprio veramente molto molto carina. Era l'unica, cioè era rimasta solo quella, quindi questa, quindi l'ho presa subito. Due prodotti interessanti che ho preso per la Lucy. Allora, questo ho visto che c'era tutta la linea nuova, ma io ho preso soltanto questo, che sono tutti una linea di skincare nuova della Balea. Ho voluto prendere questo gel crema corpo con 5% di niacinamide, senza profumo, rafforza la naturale barriera cutanea, affina la grana della pelle, rendendola liscia. Dice appunto di fare una prova perché essendoci la niacinamide magari non tutte le pelli la sopportano o magari rimangono un po' irritate, di fare una prova se dopo 24 ore non ci dà nessun tipo di problema di poterla utilizzare. Ecco, io l'ho presa perché Lucia, come un po' tutti gli adolescenti, giovani, adolescenti, io a 18 anni ero giovane, mi consideravano giovane, adesso li chiamano adolescenti fino a 24 anni, ma fa niente. Appunto, ha tutta la schiena piena di fruncoletti e così, quindi proprio come crema corpo, e vediamo se funziona. Ne avevo vista una e che avevo sentito una recensione molto positiva da Marina Rasumasca Beauty, Rasumasca, sì, spero di sì, da Marina, che era della Revolution, ma sono andata a vedere alla H&M che c'è qui a Lecco dove vendono la Revolution, ma non ce n'erano più, quindi ho detto vabbè, vediamo se anche questa può funzionare. E questa l'ho presa per la Lucia. E poi aveva finito un gel detergente per il viso antibrufolo con acido salicilico e zinco, vediamo anche questo, così per l'estate è a posto. Poi, sempre per i pedunzoli, ho preso cristalli da bagno per pediluvio con olio di avocado pressato a freddo. Ne ho prese due o tre confezioni, anche questo. Adesso alla sera, magari dopo le giornate di caldo intenso, è sempre piacevole fare un bel pediluvio tiepido, e quindi perché no? Questo. Ho preso così per provare anche questi Balea Pets Occhi in idrogel con acido ialuronico, estratto di magnolia e vitamina E, due pezzi, li proveremo. Ne ho presi anche qua due o tre confezioni e vediamo. Poi sono partita da Lecco io, come si può dire? Una cretina e basta. Sono partita senza, cioè mi sono portata dietro due borsettine di siero e tonico e barabim, barabam. Non ho portato niente per struccarmi. Deficiente completamente. Sono dovuta andare e l'ho comprata lì perché era in offerta a 2,49 euro. Una acqua micellare purificante, pelli miste e grasse della Clinians. Erano in offerta e vabbè, ho preso questa.
l'ho utilizzata, buona, devo dire che pensavo mi bruciasse, ma ultimamente la mia pelle non crea più così tanti problemi con i prodotti che sto usando. Probabilmente tutta la cura che c'è dietro sta facendo effetto. Poi, potevano mancare questi, non potevano mancare, la Lucia si è già scelta quello al cioccolato, ma lo sapevo. Questi sono di Organic Shop, sono i famosissimi, mi viene, scrub corpo, esfoliante, sì, ciao. E quindi nulla, ne ho preso uno al cioccolato per la Lucia e uno al lampone biologico per la Eli. Siamo quasi alla fine di questa borsa. Ho comprato, perché la mia guru ispiratrice Elisabetta li aveva consigliati e sono sicura che sono buonissimi. Quindi ho comprato lo shampoo per il capello riflessi argento, comunque schiariti. Perché non c'è scritto niente qua? Sugli altri che avevo preso c'era scritto, va bene. Capelli grigio, ecco, grigio splendente, grigio biondi, bianchi, bianchi grigi, insomma, questa roba qui. Ho preso il balsamo, dovrebbe essere questo, sì. Lo shampoo, la maschera argento brillante, ecco qua. Trattamento immediato per capelli senza silicone, per capelli grigi, bianchi e ossigenati. Contrasta l'ingiallimento della chioma. Stasera lo provo subito. E questo è il trattamento. E questo invece è il correttore di tonalità. E anche di queste ne ho preso 4 bustine. 4 bustine. Se poi dovessero essere veramente portentosi, come sono sicura siano, andrò a ricomprarli. E poi, anche se non è della stessa linea, ma aveva lo stesso colore, però c'è scritto per tutti i tipi di capelli e io ho voluto provare lo shampoo secco, perché devo dire che ve l'avevo detto, no? Quando avevo comprato lo shampoo secco mi dava l'impressione di essere ritornata bambina, che i capelli si lavavano una volta alla settimana e quindi durante la settimana si faceva lo shampoo secco. Ebbene, devo dire che in questi giorni di caldo torrido, Madonna che capelli, di caldo torrido, facendo la doccia 2 volte al giorno, barra 3, non è che tutte le volte mi lavo i capelli, quando esco sono tutti umidi e magari li lavo comunque ogni 2 giorni, perché il mio capello è fine, è grasso, quindi più lo stresso sicuramente mi diventa ancora più unto e più grasso. Quindi a questo punto uso lo shampoo secco, quello della Garnier, che aveva consigliato Moira di Makeup Idea. Se non la conoscete andate a trovarla, poi vi metterò sotto qui il suo canale. E mi sto trovando molto bene e quindi io ho detto vabbè, provo anche questo, visto che anche se non è cioè non è indicato per capelli color grigio, bianchi, decolorati, però aveva lo stesso colore, ho detto perché no, prendiamolo. Anche perché erano divisi comunque negli stessi, cioè c'era tutta la linea viola, tutta la linea gialla per i capelli biondi color miele, tutta la linea rossa per i capelli rossi, la linea marrone per i capelli marroni, e c'erano tutti questi shampoo, quindi io ho pensato, boh, andrà bene per quello, speriamo che non diventi azzurra la fata turchina. Poi cosa ho preso ancora? Siamo per finire. Ho voluto prendere un siero, perché di sieri adesso ne ho veramente tantissimi scorta, però ho iniziato quello all'acido ialuronico di Madara e questo con 5 tipi di acido ialuronico. Ho detto vabbè, proviamolo. Con quello la vitamina C mi ero trovata molto molto bene, con quello alla niacinamide mi sto trovando bene, lo sto quasi finendo, proviamo anche questo. Poi, osannata sì e osannata no, qualcuno ne parla male, qualcuno ne parla bene, qualcuno dice che come si dice? Aspetta che questa è nuova, adesso spacco su tutto, che l'erogatore non fa uscire bene, poi fa le bollicine, va bene, insomma, 1 euro e a me sembra che funzioni.
Oh, che profumo, ragazzi. Balea Water Spray. Akai e li mette. E il Paolo mi ha detto: l'acqua e spray, ti sei comprato l'acqua e spray. Comunque il profumo è buonissimo. A me piace. Volete vedere ancora l'erogatore? Vedete? Adesso fa la schiumetta un po'. No, ma secondo me basta. Ma sì, basta solo agitarlo bene. E anche di queste ne ho prese due. Una ce l'ho in frigorifero e l'altra volevo farvela vedere. Poi ho comprato un olio da massaggio Paradise Dreaming al profumo di fiori e cocco da me usare dopo la doccia. Questo magari me lo porto in vacanza. Sentine gotte. Facciamo così. Sentiamo, eh. Proprio poco poco, però va bene. Non si sente tantissimo. Vabbè, limited edition, piccolino, è ok. E poi gli ultimi due che sono gli amori della Lucia, le schiume per rasatura. Oramai non può più stare senza. Ne ho presa una al cocco e pesca, sì, cocco e pesca, e Tropic Fantasy, e niente, queste sono sue, o meglio, una le vorrei anch'io, però vabbè, io ne consumo talmente poche, e quindi va bene. Bene, spero di avervi così fatto vedere qualcosina di carino, anche se tante cose le avete già viste. Vi ho raccontato un po' com'è andata la mia vacanza. Vi consiglio davvero, se ne avete la possibilità e se potete, di trovarvi dei momenti per il vostro lui, per la vostra lei, da passare insieme, perché veramente sono momenti preziosi e niente, quindi è stato proprio bello. È stato bello e ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, ci siamo fatti gli aperitivi. Noi che siamo persone che veramente non vanno neanche mai a bere un caffè o non è nostro uso andare a fare gli aperitivi, andiamo a fare gli aperitivi in montagna che portiamo pane e salame, ma aperitivi al bar così non ci capita quasi mai, no? E quindi lì ogni barettino spritz ci sedevamo e abbiamo detto: ma sì, vada via, ciap. È il nostro momento e ce lo godiamo fino in fondo, e così è stato. Quindi nulla, è stata veramente una bella esperienza. E Trieste è veramente una bellissima città. C'è il castello di Miramare con tutto il giardino botanico, veramente molto molto bello. Piazza Italia stupenda, con delle navi da crociera grandissime, veramente gigantesche. Bella, veramente bella. Se non l'avete mai vista e avete l'opportunità, andatela a vedere. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Volevo fare un video sulle creme che sto utilizzando per i piedi e per le gambe caldo, quindi pediluvio, sali, creme particolari che rinfrescano. Secondo me potrebbe essere interessante e per chi come me ha dei problemi magari di ritenzione idrica o comunque di vene, queste cose potrebbe piacervi, non lo so. Poi ho anche dei libri da mostrarvi che ho finito di leggere, o i solari che ho comprato in farmacia, insomma, avremo un po' di cosine da vedere insieme. Il mio lavoro a maglia sto continuando, non mi sta dando problema alla spalla, quindi va bene così. Io vi saluto. Vi mando un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!